Allora, cosa si ricorda del villaggio alpino? Ecco, le persone che sono transitate nel villaggio alpino quando lei andava su? Sì. Dunque, era dopoguerra, giusto? Dopoguerra, sì, sì. Io ricordo che quando ho cominciato il mio servizio, che è durato pochi anni, sono sempre stato accolto con grande vero rispetto da parte della collettività del villaggio, ma specialmente dalla direttrice, che si chiamava Teresa Bencetti, e che io ho avuto modo di apprezzarla molto per il suo sistema educativo, per la sua grande disciplina che aveva, per il suo grande amore per il villaggio, per il quale ha speso tutta la sua vita fino all'ultimo, senza mai badare a una ricompensa umana. Questa persona merita veramente un grande applauso e un grande ricordo. Nel fatto religioso essa si interessava molto che i bambini potessero almeno una volta a settimana avere il servizio religioso e una volta al mese le confessioni e le comunioni. C'erano le ragazze chiamate le mammine che le sorvegliavano bene e tutto procedeva con una grande precisione. La signorina Bencetti poi era di una precisione grandissima nell'osservare la disciplina, nell'osservare la pulizia, l'ordine. Era una donna la quale in tutte le cose ci metteva il massimo del suo impegno. Mi ricordo d'inverno, quando c'era la neve, che i bambini andavano a sciare, li vestiva veramente da sciatori. Quando tornavano dovevano deporre le loro scarpette, mettere i loro piccoli nuovi calzari, perché non si sporcasse niente del pavimento del villaggio alpino. Poi mi ricordo sempre il ricordo delle sue collaboratrici, che lei sapeva scegliere con tanta cura, con tanta intelligenza, in modo da formare una vera famiglia, una famiglia dove si volevano bene, dove si aiutavano con tanto amore. Il fatto dell'assistenza religiosa era un fatto un po' di ordine personale di questa donna, per cui lei si è trovata all'inizio bisognosa di un sacerdote che assistesse ai bambini, e questo sacerdote spontaneamente si è offerto. Era il mio professore di ginnastica, che si trovava nel collegio a Circescovile di Tradate. Questo mio caro professore partiva ogni domenica con la sua bicicletta, arrivava fino a Ganna, lasciava la bicicletta e saliva a piedi a Buarezzo, e da Buarezzo fino alla colonia, dove rimaneva a compiere il suo servizio, e da dove ripartiva per Milano. Lui ha fatto con grande vero sacrificio tutto quanto vero il suo impegno per arredare il villaggio alpino delle cose religiose che non c'erano ancora, non erano previste nel programma. Questo professore ha servito il villaggio alpino del campo religioso per 17 anni. Al termine non aveva più la salute sufficiente, è subentrato il parroco di Curiate, il quale ha mandato un sacerdote che si chiamava Don Giovanni Arrighi, che veniva al villaggio con una moto, mi ricordo ancora, una piccola moto di quelle proprio dell'antidiluviano, e lui con grande amore ha fatto anche lui. Poi questo sacerdote è sparito, che il vescovo ha trasportato in un'altra parrocchia. E allora è toccato il parroco di Marzio continuare questo piccolo servizio, il quale l'ha fatto fino a quando il villaggio non ha chiuso la sua attività. Questo è il mio ricordo di cui conservo del villaggio alpino, con tanta riconoscenza per quello che ho ricevuto, per il bene che ho ricevuto di grande puntualità, precisione, ordine, svolto con tanta passione, e certamente questo è un grande ricordo che non potrò mai dimenticare. Mi ha anche raccontato che ha celebrato due matrimoni al villaggio, ecco, personalmente. Sì, sì. Quindi era possibile, su allora, richiesta... Posso dirlo? Prego. Ecco, mi ricordo che al villaggio alpino c'era una cappelletta. Una cappelletta però che non era adatta proprio per fare le funzioni pubbliche. Questa cappelletta serviva per qualche piccola devozione particolare, magari di attentanti i bambini che andavano a fare qualche pregherino. Invece quando ci sono stati i matrimoni, la cappelletta serviva anche come chiesa dei matrimoni, ne sono stati celebrati due, e io li ho officiati. Siccome il territorio era di Cugliate, ho chiesto il permesso al parroco di Cugliate, e tutto si è svolto secondo le regole e secondo anche le leggi italiane, per cui il matrimonio è stato celebrato in perfetto ordine. Senta, il villaggio è chiuso dagli anni 80 più o meno. Lei
ma ha detto che una volta che da quando hanno chiuso non è più rientrato, non ha più visto. Ma perché? Perché non vuole vederlo o vuole soltanto ricordarlo com'era o non ha la possibilità? Perché mentre stavo al servizio religioso, siccome era tutto il resto non entra nei miei programmi, e lui non sono più andato, che io mi interessavo solo del programma religioso e basta. Dopo il fatto finanziario, l'unica cosa che le ho detto riguardo finanziario è stato questo. Il mio desiderio che il villaggio alpino, se viene venduto, sì, che si ricordino che questa beneficenza che è stata usata per la costruzione possa essere usata ancora per qualche opera buona, qualunque, laica o non laica, però che possa tornare in con beneficenza pubblica. Esatto, perché va ricordato che il terreno è stato donato e i soldi con cui il Touring Club ha poi costruito le prime casette erano i soldi che venivano dati per raccogliere questi pacchi che venivano dati alle famiglie dei soldati che erano in guerra, della prima guerra mondiale. Quindi il tutto è nato su un grande amore. Ecco, esatto. Il tutto, il terreno, le casette, le donazioni, è tutto frutto dell'amore, esatto, che una volta le persone avevano per le opere buone. Forse oggi non lo so, oggi si dice che non si fanno più opere buone, o forse le fanno ma non si sa, non si viene a conoscenza. Però arrivare a donare un padiglione, una scuola, un ospedaletto, questi grandi benefattori che hanno dato perché tanto. Poi hanno aggiunto, oltre alla licenza pubblica di tutta l'Italia, i grandi benefattori ci sono stati, che portano anche il nome dei padiglioni. Esatto, la scuola Girolamo Semina, il padiglione Giorgio. Tanti soldi, allora sono subentrati i grandi benefattori che hanno aggiunto il loro nome, che sono Pandini per esempio. Esatto. Quindi oltre all'agenzia pubblica c'è anche l'agenzia privata, però che non appartiene al Touring, appartiene all'ente del villaggio alpino. Esatto. E quindi se il villaggio alpino ci volesse chiudere, io penso che sarebbe bene che si ricordasse che, essendo stato costruito, organizzato e mandato avanti con la beneficenza pubblica, si ricordasse qualche opera buona, o laica o non laica, certo, ma qualche opera pia, perché i soldi che si ricavano dalla beneficenza, i benefici devono tornare. Speriamo che tutto quello che è stato fatto dal 1919 fino agli anni 80 non venga dimenticato, e che le persone che si spera un giorno acquisteranno il villaggio lo possano utilizzare per opere di bene. Questa è la mia e la nostra speranza. Ecco la mia speranza, proprio grande. Vabbè, grazie.